un'altra estate purtroppo all'insegna del Covid, si sceglie ancora una volta l'Italia? L'Italia, certo. Per fortuna si vedono posti che altrimenti non verrebbero visitati, perché anche noi avevamo in programma di andare all'estero, però così rimaniamo qua e da un certo punto di vista è meglio. Valutare l'estero è stato, insomma, sarebbe stato un po' un rischio. L'Italia è così bella, a volte ci diamo sempre di andare lontano, ma non ci accorgiamo che siamo circondati invece da moltissime belle cose che non conosciamo. Ancora un'estate segnata dalla pandemia che inevitabilmente ha cambiato anche il turismo in Toscana come ad Arezzo. Abbiamo un po' di timore, almeno noi, la nostra famiglia, io parlo per noi, però speriamo di risollevarci al più presto perché a noi piace tantissimo girare, quindi siamo contenti comunque di farlo. Diciamo che con l'occasione abbiamo scelto città italiane, mete italiane in questi 2 anni soprattutto. Dopo mesi, finalmente, tra le vie del centro storico comunque si intravedono segnali di ripresa e ripartenza. Da Verona. Perché avete scelto Arezzo? Ah, beh, in realtà l'ha scelto la mamma, ma più che altro perché voleva visitare la Toscana, anche la zona di Perugia, l'Umbria e forse anche il Lazio. C'è molta storia, è fresca soprattutto ed è piacevole anche camminare e stare anche tra gli alberi al verde. Perché a noi piace la Toscana e quest'anno abbiamo puntato ad Arezzo, visto che abbiamo già visto altri posti, ci mancava Arezzo. In città tornano così turisti, non solo italiani, che restano comunque la maggioranza, ma anche stranieri. Friends, we love historical cities, so we want to visit Arezzo. Why visit Arezzo? Because of the frescoes and the food on the plaza.